in questa giornata? Sicuramente importante, insomma, credo che poter mandare un SMS al 45522 per aiutare Medici Senza Frontiere sia qualcosa di degno di nota. A proposito della partita, prima di questo match aveva detto sarà fondamentale capire i momenti della partita, capire quando essere propositivi e quando essere equilibrati. È soddisfatto di questo aspetto al termine di questi 90 Beh, minuti? della prestazione sicuramente sono soddisfatto da parte dei ragazzi. Siamo arrivati a questa partita dovendo anche trovare nuove soluzioni perché abbiamo perso in un colpo solo, insomma, Maggiore Radovanovic. Mi è piaciuta la disponibilità dei ragazzi, come hanno tenuto il campo, la capacità di interpretare una pressione più bassa da una più alta. Abbiamo fatto, secondo me, meglio rispetto alla partita precedente, che ci aveva visto vittoriosi, ma oggi era un avversario diverso, un avversario estremamente qualitativo che sa fare un po' di tutto. Ed era importante, secondo me, mettere in campo una prestazione del genere, che fosse organizzata, che fosse determinata sia dal punto di vista difensivo, senza rinunciare mai a cercare di giocare ed eventualmente ripartire. Questo abbiamo fatto, forse un appunto è sul secondo gol, nel momento in cui conoscevamo, insomma, certe dinamiche. Abbiamo tardato a riposizionarci, abbiamo letto in ritardo la conquista della profondità da parte di Barella e questo ci ha poi penalizzato perché ovviamente diventa più difficile, insomma, recuperare due gol che non magari portare la partita fino alla fine, anche perché abbiamo creato i presupposti per cercare di far male all'Inter. Saremmo potuti arrivare già al pareggio nel primo tempo con il tiro di Castanos. Abbiamo fatto, secondo me, molto bene alcune ripartenze che non ci ha visto però concretizzare al massimo. Ora, rispetto alla partita precedente, io credo che questo sia un passo in avanti, bisogna solo continuare a lavorare come stiamo facendo, perché in un altro momento è magari al top dell'organico, si può essere competitivi ancora di più anche contro avversari del genere. Mi ha anticipato, volevo chiederle proprio di quel secondo gol se è forse il rammarico più grande oggi, perché poi non vi ha forse permesso di rimanere in partita fino alla fine con un risultato molto più in equilibrio su una lettura che è stata un pochino sbagliata forse del quinto, cioè di Mazzocchi in quel momento. Sì, in realtà un po' di tutta la linea difensiva, non c'è solo una responsabilità, ma noi come sempre non cerchiamo mai il colpevole, cerchiamo dove possiamo migliorare, come possiamo magari rimediare a un errore che inevitabilmente può accadere nei 95 minuti e quindi ragioniamo da squadra, cosa possiamo fare come squadra per poter rimediare magari a posizionamenti errati o quant'altro. Quindi anche questa settimana faremo questo. Siamo sempre molto critici, ma lo siamo con la voglia di migliorare, non per distruggere. Quindi da questo punto di vista io credo che la partita di oggi sia stato un bel banco di prova, anche perché per molti nostri giocatori era la prima vera partita in un contesto del genere. Va riconosciuto ovviamente la forza dell'Inter, ma va anche riconosciuta, e credo che il nostro pubblico abbia riconosciuto, lo sforzo che ha messo in campo la Salernitana. Possiamo e vogliamo fare meglio. Questo è il nostro obiettivo perché non ci si deve mai accontentare. Facendo un ragionamento un po' più complessivo, la Salernitana l'anno scorso nel doppio confronto era uscita con un 10-0, quasi distrutta dall'Inter. Se ne va da San Siro, con che sensazioni dopo aver preso per esempio anche un punto all'Allianz contro la Juve, cioè di una squadra che nel complesso ha avuto una crescita importante anche quando affronta partite di questo tipo? Sì, ma noi in realtà come gruppo di lavoro andiamo a valutare ciò che abbiamo richiesto alla squadra, l'impostazione della strategia di gioco, capire se è stata eseguita, se sono stati fatti i passi necessari per costruire una prestazione che ti possa portare magari a fare il risultato. Di questo oggi io sono soddisfatto, non posso negarlo, è altrettanto vero che possiamo fare meglio alcune situazioni. Ma quello non mi preoccupa, io so che con il lavoro arriveremo a raggiungere quello che ci serve. Chiedo un'ultima cosa su un singolo, oggi ha recuperato Boinen, quanto è importante poi, perché è vero che voi ragionate sempre giustamente da squadra, ma quanto può spostarvi adesso nel corso di questa stagione un recupero così? Beh, fermo restando il fatto che io credo ciecamente in ogni mio giocatore, perché credo che ognuno di loro possa essere importante anche solo per una partita a stagione, ma può essere quella determinante. Sicuramente il recupero di Emil è importante perché è un giocatore di struttura, un giocatore che è proprietario di quel ruolo, è in grado di poterci dare altre soluzioni. Mi spiace per Lovato che abbiamo perso proprio prima della partita per
per problemi fisici, ma spero di recuperare anche Fazio, insomma, lo stesso Radovanovic che ci rientra dalla squalifica. A me piace sempre averli tutti a disposizione, perché ovviamente si alza anche la competizione e si alza la possibilità di scelta. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.